Gentili amici, benvenuti nel canale YouTube di Qui Studio Voi Stadio. L'Inter ha appena vinto la partita con l'Udinese, una partita sporca, una partita fastidiosa, una partita complicata perché l'Udinese aveva preparato un piano gara classico, pullman davanti alla difesa, non dare spazi, non dare libere linee di passaggio ai giocatori dell'Inter e provare con le ripartenze che sono state poche, molto poche, con l'Inter che oggettivamente ha trovato difficoltà nell'arrivare in porta, anche perché rispetto alle altre volte, anche nel punto di vista della costruzione, dal punto di vista della costruzione del gioco, ha sbagliato dal punto di vista tecnico diverse uscite, cosa che difficilmente l'abbiamo visto fare nell'arco di questa stagione. Tuttavia la squadra, ha avuto il pallino del gioco, ha dominato dal punto di vista anche del possesso palla, ma a livello di occasioni non ha creato tantissimo, soprattutto nel primo tempo, dove i due attaccanti si sono fatti vedere davvero molto poco, sempre imbrigliati tra le maglie avversarie, ma non hanno, come dire, mai dettato il passaggio, mai dato l'idea di poter diventare o di poter rendersi pericolosi. E quindi serviva il supporto degli esterni, serviva il supporto dei centrocampisti. Dumfries, che è stato scelto titolare al posto di Darmian, in realtà non ha fatto una grande partita. Si è visto molto più Di Marco sul lato sinistro a mettere comunque dei palloni sempre con i contagiri, sempre con le giuste distanze, però lì davanti eravamo poco incisivi rispetto al solito. Serviva la fiammata, che è arrivata magari da Calhanoglu, dalle conclusioni della distanza. Anche Mkhitaryan ha fatto un grandissimo lavoro con un grandissimo dispendio fisico, ma di Mkhitaryan la cosa più importante è stato il salvataggio nel secondo tempo, prima di lasciare il terreno di gioco perché è sostituito dal mister. E come dicevo prima, poi è arrivato un gol abbastanza strano, fortunoso, su un tiro improvvisato con una piccola deviazione che ha preso una traiettoria strana, su cui Sommer ha fatto un bel pasticcio insieme a Dumfries. La prendo tu, la prendo io, ma su una palla così lenta e leggibile il portiere non può farla arrivare in porta con una leggerezza di quel tipo, anche perché di fatto Sommer non ha fatto una parata nell'arco dei 90 minuti, mai un intervento, mai un'occasione su cui dover intervenire, perché nell'unica palla vera pericolosa dell'Udinese, che poteva trasformarsi tranquillamente in un gol su un contropiede, su una ripartenza, dopo che l'Inter era sbilanciata alla ricerca della vittoria, ci ha messo una grandissima toppa Mkhitaryan con un salvataggio che valeva praticamente un gol. E queste sono cose che contano, sono cose importanti di cui bisogna comunque parlare, come bisogna parlare anche dei cambi tattici di Inzaghi, perché tante volte il mister è stato criticato perché non sapeva fare i cambi se non ruolo per ruolo, nel momento in cui la squadra non riusciva a trovare il bandolo della matassa, non riusciva a trovare il pertugio giusto per far male all'avversario. Il mister ha rischiato il tutto per tutto, perché ha tolto un centrocampista, Mkhitaryan, e noi sappiamo quanto è fondamentale Mkhitaryan nel modo di giocare dell'Inter, e sappiamo che il mister non si priva mai di Mkhitaryan, eppure lo ha tolto per mettere dentro Sanchez in posizione di trequartista, quindi andando un po' anche a rischiare per certi versi dal punto di vista tattico. E così è anche stato. Poi ha riequilibrato subito le giocate con l'inserimento poi di Frattesi. Poi dovremmo aprire un capitolo dedicato anche a Frattesi, perché questo ragazzo ogni volta che entra in campo timbra sempre. Siamo già al settimo gol nell'arco di questa stagione, giocando scampoli di partita, e non sono dettagli trascurabili in questo senso. Però se l'è giocata, ha provato a cambiare anche qualcosa lì davanti, ha cambiato gli esterni, abbiamo cambiato anche modulo, perché con l'inserimento di Sanchez trequartista ha dato dar fastidio alla posizione tattica dell'Udinese, che aspettava e basta. Sanchez comunque andava a muoversi tra le linee, andava a creare scompiglio, andava a mettere quel pallone dove nessuno riusciva a metterlo. E comunque è stato un cambio secondo me molto azzeccato, così come è stato azzeccato anche l'ingresso di Buchanan, che a me piacerebbe vedere un po' più spesso, perché è un ragazzo che ha gamba, che ha voglia, che ti può creare sempre quel qualcosa che non ti aspetti davanti, anche perché non lo conosce nessuno. Devo dire che anche oggi, nella parte finale, con l'Udinese dal punto di vista difensivo è stato un ragazzo molto attento, molto disciplinato.
E chissà se da qui a fine del campionato potremmo iniziare a vederlo anche con più continuità. Secondo me qualcosina meriterebbe di fare. Dobbiamo parlare anche dei numeri di questo campionato, perché oggi ci siamo anche un po' innervositi per la partita, per come è andata, perché non si riusciva a fare gol, ma bisogna avere anche il coraggio di innervosirsi dopo una stagione trionfale come quella di quest'anno dell'Inter, perché l'Inter ad oggi, con la vittoria con l'Udinese, ha raggiunto la 26esima vittoria in campionato. Il resto sono 4 pareggi e solo una sconfitta. 26 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta. 74 gol fatti e 15 subiti. 74 gol fatti e 15 subiti. Mi sembra anche giusto ribadirli, perché sono numeri pazzeschi di una stagione trionfale, straordinaria, dall'inizio alla fine, in mezzo a polemiche, in mezzo a qualsiasi tipo, ci si è attaccati a qualunque cosa pur di andare a trovare il pelo nell'uovo in questa squadra. Poi basta andare a rivedere i numeri, andare a rivedere tutto il percorso di questo campionato, e credo che ci sia solo da togliersi il cappello e fare complimenti ai giocatori, a fare complimenti all'allenatore, fare complimenti anche ai giocatori, perché fino all'ultimo, anche in un momento, lo vediamo che dal punto di vista fisico la squadra è un po' in difficoltà, non è più brillante come al solito, ma tutto sommato un pareggio a Udine poteva andare bene, ma la squadra ha lottato fino all'ultimo con tutto quello che aveva in corpo per cercare di vincere una partita che inizialmente stava perdendo e non meritava di perdere. Basta andare a guardare le statistiche. Ma neanche il pareggio andava bene, ragazzi. Quindi è la mentalità, quella voglia, quell'attitudine a cercare sempre di vincere, perché è quello che bisogna fare. Insomma, alla fine ha pagato. Ha pagato perché anche nei minuti finali, su una grandissima parata, peraltro, del portiere avversario, sull'unica conclusione degna di nota di Lautaro Martinez, di oggi, perché oggi Lautaro in difficoltà è lui, ma anche Thuram. E comunque è stato importante con quella conclusione deviata poi sul palo dal portiere, e poi, come al solito, c'è Frattesi che, se tutti i tap-in, c'è sempre la calamita con la palla lì e riesce a spedirla in rete. Dimenticavo. Perché poi in tutto questo non calcoliamo mai i clean sheet, che vogliono dire tanto dell'attitudine mentale e della forza di questa squadra, perché non in campionato, in questo caso parlo di un dato che riguarda tutta l'intera stagione di quest'anno: 25 clean sheet tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League, è un numero che non può passare inosservato, e anche questo credo che la dica lunga su quella che è una compattezza, sul modo di giocare che questa squadra ha. Uno pensa a 25 clean sheet, magari facendo riferimento a delle squadre che hanno un modo di giocare più difensivo. Questa è una squadra con dei numeri anche dal punto di vista offensivo clamorosi, e credo che il fatto che ci siano 25 clean sheet di stagione non faccia che aumentare la straordinarietà del lavoro fatto dai giocatori, dell'allenatore e del suo staff. Noi ci dobbiamo fermare qui, non è il momento di fare considerazioni su quello che sarà tra qualche settimana. Bisogna pensare soltanto a partita, per pensare di recuperare tutti i giocatori. Inter, che la prossima l'affronta col Cagliari senza Lautaro Martinez, perché chiaramente era diffidato, si è fatto venire, e salterà la partita. E quindi, insomma, l'Inter che avrà fuori due giocatori sì importanti, ma con Cagliari e San Siro credo che anche chi sta in panchina potrà giocare tranquillamente. Mi fermo qui, grazie per averci seguito e ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Attivate sempre la campanella per restare aggiornati. Ciao!